No, stai bene, stai benissimo così. Ragazzi, ecco. Silenzio, non mi emozionare. Ci sono i tifosi. L'uomo immagine della classe film italiana. Esatto, uomo immagine, come suggerisco. Della terza età. Grand Grand Master, che cosa significa? Lo spieghiamo. Sì, Grand Grand Master significa avere un'età compresa fra i 60 e i 70 anni. Tra i 60 e i 70 anni, e nell'ambito della classe V non è neppure l'ultima, perché no, oltre i 70... Oltre i 70 e fino all'infinito si chiamano Legend. Ecco, quando si entra in questo vortice della classe V, in qualche modo si punta a diventare Legend, in qualche modo? Ma direi di sì, specialmente se si arriva a quest'età e si continua a fare sport, il Legend è certamente un target. Lo è anche per te? Lo è anche per me, sì sì. Ecco, ci racconti come si arriva a questo tipo di regate, visto che il tuo percorso è anche abbastanza anomalo rispetto a quello degli altri. Come ci sei arrivato tu? Ma senti, io mi sono ripreso un fin, ho preso un fin, anzi per la prima volta nel 2003, con l'idea di andarci a fare il bagno. Lo tenevo all'Ardenza e andavo a fare le girate a Castiglioncello a trovare gli amici. Mica male. Poi, perché il Fin è una barca a tutti gli effetti, quindi ci si può andare a fare anche le passeggiate. Si porta l'ancorotto. Si porta l'ancorotto, si fa il bagno, eccetera. Poi casualmente ho fatto un paio di regatine sul lago di Massaciuccoli. Ho conosciuto un po' l'ambiente, la classe. A Massaciuccoli c'è una flotta abbastanza numerosa di persone che d'estate sono a Forte dei Marmi e d'inverno sono a Massaciuccoli. Quando dici numerosa, tra i 10 e i 20? Sì, forse anche più di 20, 25 circa, poi chi più attivo, chi meno attivo. E allora a quel punto mi è rinata la passione delle regate, mi sono attrezzato col carrello e ho cominciato ad andare a giro. E a quel punto, visto che c'ero, ho girato parecchio. Cioè, ci hai preso gusto? Ci ho preso gusto. Ho fatto anche subito qualche uscita internazionale e poi ho scoperto questa classe, che è una comunità, diciamo, di persone appassionate. Ecco, descrivilo, ci hai preso gusto perché? Che cosa c'è di così bello al quale non è possibile resistere? Allora, ci sono due cose. Una, la barca in se stessa, che è una barca, diciamo, sì, ci si può fare le passeggiate, però è una barca con cui si fanno veramente delle ottime regate. E c'è da dire questo, non è più il fine degli anni 60-70, che era considerato una barca da mostri umani, no? Bisognava essere dei Superman per dominarla. Con la evoluzione tecnologica e soprattutto con la reingegnerizzazione che è stata fatta da Devoti a metà degli anni 90, il Fin è diventata una barca sicura, inaffondabile, ti rovesci, non si riempie più la prua, i gavoni, ti raddrizzi con poca fatica e trovi la barca vuota. E poi con gli alberi diciamo di carbonio tutto è più gestibile dal punto di vista fisico, per cui è adatta a tutte le persone. Chiaramente con i venti medio forti chi è più peso è avvantaggiato. Ok, questo è l'aspetto tecnico un po' asettico, l'aspetto umano, perché poi è quello che fa la differenza. Umano. Di barche belle ce ne sono tante. Sì, barche belle ce ne sono tante, però per esempio quelle estremamente tecnologiche, che sono cose quasi da acrobati, chiaramente tagliano fuori tutta una serie di persone. Quindi nel film ho trovato il giusto equilibrio fra divertimento e sport. E dal punto di vista della tecnica, per esempio queste regate che stiamo facendo ora qua con queste belle maestralate e onda, e che prevedono anche dei lati di lasco, ti donano dei momenti entusiasmanti proprio, è un godimento fare i laschi in queste condizioni. Assolutamente, ne sono convinto. E poi c'è anche l'aspetto umano, forse perché nella classe ci sono molte persone in età già matura. Io ho trovato un ambiente di amici, ho fatto un sacco di amicizie anche all'estero, internazionali, e mi trovo benissimo. Non si litiga mai, è difficile trovare chi si impunta sulle cavolate, c'è molto fair play. Poche proteste? Ma un po' di proteste ci sono, ma poi alla fine tutto si risolve. Ecco, quanto conta il risultato alla fine?
Beh, senti, diciamo, per il velista medio è importante, ma non al punto da litigare, capisci? Poi chiaramente per quelli che in classifica sono i primi 10, il risultato è più importante. D'altra parte, in una regata come questa, che è per i master, ovviamente i quarantenni sono quelli che aspirano al risultato. Siamo in attesa della regata, credo tra poco, questo è il mare che è bellissimo, tra poco uscite in acqua, una prova. Sono previste due prove quest'oggi. Qualche volta spaventano con vento forte due prove o no? Preoccupano, se non spaventano. No, però la fatica si sente. Tieni presente che nelle regate non master, cioè le regate assolute, le prove al giorno normalmente sono tre. E quindi già i master sono trattati con riguardo. Sì. Comunque, io spero che questa conversazione abbia stimolato qualcuno a venire a curiosare un po' meglio con i propri occhi la realtà della classe Finn. Ti ringrazio, buon divertimento e ci vediamo alla prossima regata. Grazie mille. Ciao.